Aldo, 13 giugno 2021, guardare il panorama visivo che c'è qui. Là di fronte c'è la sponda piemontese, io però tuttora sono nella sponda lombarda. Ebbene, vi dico dove sono, tra queste piccole onde di questo lago che appartiene a uno dei tre laghi della Lombardia più noti. Lago Maggiore, sì, Aldo, oggi si trova il Lago Maggiore, qui queste onde, questo mormorio, questo sciacquio dell'acqua mi dà un senso di pace, di relax. Poi guardare di fronte la parte piemontese, Griffe là di fronte, c'è il convento di suore dove io sono stato, proseguendo di fronte in senso rettilineo si va a un bellissimo paese signorile, Cannero, poi dopo Cannero si prosegue ancora per Canobbio. Sono stato sì, in tutti i luoghi, solo che la mia parte nel senso di attività preferisce viaggiare nella parte lombarda, per motivo di abbonamento, anche per motivo che c'è un treno molto comodo qua, denominato il Tilo. Oggi mi trovo in questa spiaggia, stanno facendo i bagni, 33 gradi, bellissima giornata. Là di fronte ho la cittadina piccola di Intra, dove sono già stato tante volte, e in più sono su questa scala a meditare la mia percorrenza della mia stabilità. Aldo, la mia vita in questo momento in bilico, perché sono una scala pericolante, ma nonostante tutto non annego, qui l'acqua è bassa, ma semmai posso cadere da un metro o due. L'importante è vivere questa serenità, questa placidità del lago, dove emerge di nuovo il mio stato emotivo di ricordi del passato, dove qui ebbi conoscenza di tantissime persone. E oggi non ho finito di girovagare. Da Caldè, visitato prima, sceso col treno, sono arrivato a Porta Valtravaglia. Ora proseguo il mio cammino per quella bella città di Luino che c'è lungo lago favoloso. Vi saluto da questo lago, uno dei tre laghi più amati da me della Lombardia. Prima il lago di Como, sponda Lecchese, secondo il lago Maggiore dove mi trovo tuttora, terzo il lago di Garda, meno frequentato dal sottoscritto per impossibilità di viaggi. Vi saluto Aldo da queste belle collinette piemontese che ho di fronte, riprende a viaggiare il mio stato di treno, perché a me piacciono solo i treni, mi piacciono solo le stazioni, amo di più le stazioni ferroviarie che un'amicizia, perché la stazione ferroviaria è un incontro d'amore, è un incontro favorevole che può proseguire il viaggio del proprio cammino in altri paesi per conoscere altre persone. Dopo il colloquio youtubista si riprende poi a riemergere in un senso attivo nella facoltà di conoscere le persone. Aldo.